Benvenuti in questa nuova sala giochi in cui giocheremo insieme Stalker Lost Alpha, ossia io gioco, voi guardate. Questa è almeno la 18ª volta che tento di registrare questo video, quindi siate pietosi se dico qualche minchiata o se semplicemente balbetto o se bestemmio dopo un po' che gioco. E a questo punto non me ne frega niente, non lo ricomincio anche se dico vaccate. Come vedete non sono da solo a registrare, ma siamo ben in due, io e il mio amico Herpes che vi mostro in primo piano. Ciao Herpes, che comunque sta aspettando il suo Zovirax per stare un po' meglio, quindi sbrighiamoci e non perdiamo altro tempo. Avviamo la partita. Abbiamo preparato un salvataggio per mostrarvi un po' di cose del gioco. Allora, prima di cominciare con la spiegazione, vediamo un attimo di dire due parole su quello come nasce lo Stalfa. Allora, il gioco nasce come mod di Stalker. Derivata dalla passione di un gruppo di ragazzi ucraini per il gioco, che ne hanno scoperte alcune mappe segrete rimaste all'interno del codice. Poi ne hanno trovata una versione alfa segreta rilasciata dagli sviluppatori e hanno scoperto che diversi contenuti erano stati tagliati. Quindi hanno deciso di riprendere questi contenuti e di reinserirli facendoci un gioco a parte. All'inizio era previsto semplicemente come Total Conversion, poi è diventato un gioco stand alone. Poi purtroppo poche settimane fa è uscita la notizia che una versione preliminare del titolo era stata presa e era stata pubblicata sui circuiti privati da uno dei tester del gioco e quindi si sono trovati costretti, visto che erano venuti meno degli accordi con GSC Games World, il detentore dei diritti della serie, a pubblicarlo piuttosto velocemente come gioco completo, facendolo ritornare a essere una Total Conversion standalone e completamente gratuita. Quello che ne è uscito fuori è comunque sia sicuramente un prodotto immenso dal punto di vista dei contenuti, che sono più numerosi e superiori a quelli degli Stalker originali, sia a livello quantitativo, quindi come location, come quest. È stata addirittura aggiunta un'intera fazione, i Darkstalkers, che erano previsti nel gioco originale ma che sono stati cancellati durante lo sviluppo, sia a livello di testi sia a livello anche grafico, visto che il motore è stato completamente rivisto con nuove tecnologie e con l'introduzione di altre mod che sono state introdotte all'interno del codice e che ora fanno bella mostra di sé nella versione finale. Purtroppo non possiamo mostrarvi il gioco al massimo del dettaglio perché provando a registrare il filmato con il dettaglio settato al massimo, ottenevamo delle prestazioni che definire ridicole era un eufemismo, e quindi ci siamo trovati costretti a abbassare un po' i dettagli. Guardiamo questo splendido elicottero che passa. In questa fase non ci fa niente, più avanti avremo dei grossi problemi a affrontare gli elicotteri. Quello che vedete è già bello, è già migliore rispetto a quello che era lo Stalker originale, perché comunque stiamo usando un render DirectX 9 con diversi effetti implementati che non figuravano nelle versioni commerciali del gioco, ma attivando il render DirectX 10.1, che non abbiamo potuto usare per i motivi che vi ho appena spiegato, e settando tutti i dettagli al massimo, ottenendo un risultato veramente bello. Ne vedete qualche immagine nella recensione che abbiamo pubblicato la settimana scorsa e che comunque mostra dei risultati in alcuni tratti comparabili con dei titoli commerciali AAA. Per questo è un peccato che gli sviluppatori non abbiano potuto comunque trarre un minimo beneficio economico dalla loro opera, perché hanno fatto un lavoro veramente immenso a livello di gioco. C'è qualche bug di troppo, ma togliendo un po' di dettagli e usando delle impostazioni come queste non se ne subiscono più di tanto gli effetti, quindi si può giocare tranquillamente, arrivare alla fine senza problemi. Adesso siamo quasi all'inizio, abbiamo ottenuto le prime queste, stiamo cercando uno stalker scomparso. Abbiamo ripulito questa fabbrica da un gruppo di predoni e ci stiamo apprestando a rinvenire il cadavere. Salutate il cadavere del predone e andiamo alla ricerca del nostro bel cadavere di Stalker. Come nei giochi passati possiamo parlare con tutti gli Stalker amici e dobbiamo sparare a tutti gli Stalker nemici.
Ecco qui il nostro obiettivo. Abbiamo trovato questo simpatico cadavere. Koshtia Padisha. Ovviamente un po' russo. Prendiamo tutti gli oggetti e riceviamo il nostro aggiornamento della missione. Adesso, come vedete, la missione è stata aggiornata e sulla mappa è apparso l'obiettivo che dobbiamo raggiungere per completarla. Il PDA è completo come era quello di Stalker, sono state aggiunte alcune opzioni, la mappa è un po' più ricca e mostra anche le nuove location, che è sempre la solita immensa mappa che va esplorata in lungo e largo, ma adesso non ci mettiamo a perdere tempo con questi noiosissimi dettagli e andiamo a concludere la nostra missione vedendoci un po' di Wilderness del gioco, un po' di zona desolata fuori dall'accampamento. Il ciclo giorno e notte è rimasto, sono stati introdotti effetti atmosferici, sono rimaste le anomalie, sono rimasti tutti quegli elementi che erano più caratteristici di Stalker. Le sparatorie sono state rese un po' più difficili, è stato introdotto, sono stati introdotti alcuni nemici, sono state riviste alcune animazioni, ogni tanto vedete degli scatti che purtroppo derivano dall'impossibilità, da una carenza di fluidità quando registro il filmato, siate comprensivi e soprattutto non state a sottilizzare più di tanto. In basso a destra vedete la barra della salute, la barra dell'energia, la stamina, che è quella verde che si consuma mano a mano che corro. Sotto c'è l'arma selezionata, in questo caso il bullone, che come in passato ci serve per trovare le anomalie. L'unico modo per trovare le anomalie è rimasto questo. Abbiamo degli indicatori più o meno precisi che si trovano andando avanti nella missione e che danno delle altre indicazioni, ma il modo principe è rimasto il nostro caro bullone da lanciare contro le anomalie. Vediamo adesso. Qui sto entrando in un rifugio di uno stalker, di cui non ce ne frega assolutamente niente. Fatemi trovare l'ingresso della base dove devo riportare le informazioni rapite. Come in passato ci sono le fazioni, si può lavorare per una o per l'altra fazione e ottenere più vantaggi a seconda della fazione scelta. Se vedete, adesso quel personaggio mi ha puntato il fucile contro. Perché? Perché ho un'arma in mano. Se tolgo l'arma, ridiventa pacifico e ci posso parlare senza rischiare di essere sforacchiato. Ok, i bandini della fabbrica sono morti. Ah, bravo! Ottengo i miei cosi, i miei ricompensini. Questo ragazzo ha un sacco di soldi e provo a venderli. Non posso perché vale, quello che gli provo a vendere vale più di quello che c'ha lui nell'inventario. E vabbè. Andiamo dal nostro amico mercante e vendiamo tutto lì. Diamo tutto al nostro amico mercante. L'herpes è silenzioso, non so perché. Simpatico, normalmente è più loquace, ma oggi non c'ha nessuna voglia di parlare e commentare il gioco. Sentite che splendida musica che ascolta il nostro amico. Becco ready? Ecco qua. Anche a lui facciamo il report della missione. E poi ci prendiamo le altre missioni, non vi sto a leggere tutto perché, come vedete, possiamo chiedergli varie informazioni sulla zona, eccetera, eccetera. E possiamo prendere anche altri lavori. In questo momento ce ne ha due. Ah, vediamo un po' se lui ci dovrebbe avere parecchi soldi in più. E gli vendiamo
I prezzi sono rimasti quelli allucinanti del vecchio gioco, ma come vedete, tipo una corazza costa 11.999 RU, che è un prezzo fin troppo elevato per le nostre tasche, così come 1.990 RU. Per adesso dobbiamo accontentarci di ciò che abbiamo e cercare Good hunting, altre Stalker. risorse. Mi ha augurato buona caccia. Premiamo il tasto per il quick save, che non fa mai male, e ci apprestiamo al nostro primo combattimento. Adesso speriamo di incontrare un succhiacervelli. Passiamo appositamente in una zona piena di anomalie, così vedete che... Eccolo, eccolo, eccolo. Sentite che il vecchio... Giustamente ho beccato un'anomalia per farvi vedere come funziona, sì, come no. E il nostro succhiacervelli non si è avvicinato. Però abbiamo qui un simpatico cinghialotto. No, è un cagnaccio. Cioè, su cui abbiamo sprecato un sacco di proiettili. Adesso avviciniamoci piano ai nostri cinghiali. Tra le altre modifiche che sono state apportate al gioco, a parte quelle che vi ho illustrato, poi ce ne sono molte altre, non pretendo di raccontarvele tutte in questa sessione, c'è anche una rivisitazione di come funzionano gli animali. Ossia, se vi ricordate, in passato ce n'erano molti che giravano a caso, qui invece magari sono stati posizionati in zone un po' più plausibili, in modo tale da non trovarli in posti assurdi come prima. Le modifiche di questo tipo sono state veramente tante, non... È anche difficile. I simpatici cinghialotti, ne ho uccisi tre. Ne mancano ancora qualcuno, purtroppo non c'ho. Cambiamo arma. I cinghiali non tengono niente. Dove siete, cari cinghialotti? Eccoli qua. Ecco qua, abbiamo risolto questa missione. Prima di continuare con la prossima missione, prima di tornare a prenderci la nostra ambita ricompensa, vediamo di svolgere anche la successiva. Guardate già con i settaggi non al massimo come comunque è stata modificata la vegetazione ed è stata arricchita in tutti i dettagli. Molte texture sono rimaste quelle originali, ovviamente, perché non potevano mettersi a rivedere l'intero gioco, però comunque c'è stato un arricchimento. Questa è la prima zona. Se per caso avete ancora lo stalker originale installato e avviate una nuova partita, vi renderete conto di come sia diversa rispetto a quella che era la prima zona del gioco originale. Quindi comunque hanno rivisto tutto per adeguarlo a quelli che erano i livelli perduti. Mi sembra che c'è solo una mappa che è rimasta simile, oltre a quelle che hanno aggiunto. Alcune zone sono rimaste non identiche ma somiglianti, ma comunque hanno rivisto il Stop rivedibile. or I'll open fire. Ok, ho ricevuto una minaccia da qualche simpatico nemico. Stiamo al classico posto di blocco.
Siamo in una zona altamente radioattiva. Ti faccio vedere una sparatoria, secondo me mi spacca in due, ma... Anche perché poi appena ammazzo lui arriveranno i due compari. Però vi do l'idea. Ovviamente non combatte dallo scoperto perché sennò lo ammazzano. Gli scontri si combattono molto dalla lunga distanza, soprattutto nelle prime fasi in cui comunque la corazza non protegge tantissimo. E come vedete è bastato un proiettile vagante per farne fuori. Mi sono appena curato, ma immagino che la grande quantità di nemici... richieda la più squallida delle fughe. Andiamoci a esplorare un'altra zona, ma tanto non facciamo in tempo ad andarcene troppo in giro. Sentite le voci dei simpatici ragazzi che mi seguono perché mi vogliono fare il trattamento Rocco, ossia vogliono prendere le mie amate carni e farne scempio. Ecco, ovviamente così facendo me li sono inimicati per tutta la vita, quindi non... tornando da loro non li ritroverei pacificati, ma mi sparerebbero a vista anche dopo averli superati. Andiamo a cercare qualche cosa di interessante, ce ne andiamo verso quella centrale. È difficile farvelo notare così, però le stesse mappe base, le stesse prime mappe sono molto più grandi rispetto a quelle che erano le mappe del primo Stalker, o almeno lo sembrano. Certi ambienti sono stati completamente riadattati e ampliati, quindi comunque sia... in una singola mappa dove prima magari si trovavano una o due infrastrutture, adesso si trovano più zone interessanti. Questo è vero soprattutto se confrontiamo il gioco con il primo Stalker, perché se invece prendiamo in considerazione Call of Pripyat e quell'altro, non... diciamo che la dimensione è un pochino si equivale. Abbiamo trovato degli altri cinghialotti che saranno felici di ammazzarti. In generale avrete capito che la difficoltà è rimasta molto elevata. Soprattutto quando non si ha... Game over, man, game over! Eccoci qua. Siamo morti come dei coglioni. Ricarichiamo, così rivediamo un punto che già conoscete. E io direi che a questo punto possiamo anche concludere questa splendida sala giochi facendoci crivellare dai nostri amici. Sono amichevoli, andiamo a ammazzare uno che suona la chitarra, così vediamo anche un interno di una delle loro catapecchie maledette. Ma voi, uno così. Ma voi, uno così. Non l'ammazzereste per rubargli tutto quello che c'ha? Aggiungo questa postilla per vedere se riesco a farvi vedere. Bellissimo. Per cercare di stanare il nostro amico Succhiacervelli, che
che ogni volta che ho registrato il video a vuoto si è fatto vedere, l'altra volta che ho registrato il video bene non si è fatto vedere. Sentite, eccolo là. Eccoci qua. È stato un pochino sciocco, però lo abbiamo seccato solo per la vostra gioia. A questo punto crediamo che sia veramente tutto.